Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Il provvedimento che ci accingiamo a votare per la conversione contiene due paradossi sui quali ci sembra utile soffermarci. Il primo sta nel titolo, nella forma e nella sostanza. Si scrive Banca di Investimento per il Sud, ma si legge Salva Bari. È stato chiaro dalle audizioni, è chiaro dal dibattito che si è svolto in aula. Non è forse così chiaro perché ci sia questa ambiguità o comunque questo doppio significato nel provvedimento, e credo valga la pena di indagarne le cause. Il secondo paradosso è questo clima di sostanziale assenso, questo silenzio e condivisione che viene abbastanza naturale contrapporre al vero e proprio clamore della scorsa legislatura, allorquando ci si trovava di fronte a dei provvedimenti salvabanche. Anche in questo caso, e partirei proprio da qui, credo sia utile, colleghi, soffermarci, riflettere su queste differenze, non tanto per questioni di principio che sarebbe anche inutile risollevare ogni volta, ma proprio nell'interesse del merito del provvedimento. Ci domandiamo cosa c'è dentro e dietro questo unanime e frettolosa condivisione dell'idea di salvare le banche. Senso di responsabilità? Penso di sì. Voglia di passare inosservati o di evitare che qualche cittadino si faccia delle domande? Probabilmente sì, e vediamo quali domande potrebbe farsi. Un po' di vergogna? Forse anche questo, probabilmente tutto questo. Però, e allora parliamone, siamo il Parlamento, ci stiamo assumendo delle responsabilità, parliamone. Senso di responsabilità. Partiamo da questo punto virtuoso. Oggi tutto il Parlamento dice e appena affermato salvare le banche è giusto, la politica salva le banche, la magistratura verifica eventuali responsabilità. Perché abbiamo detto tutto questo insieme unanimemente? Semplice, per prevenire guai peggiori ai risparmiatori, alle imprese, ai lavoratori e ai territori. E diciamo che salvare le banche è giusto oggi farlo, addirittura con soldi pubblici. Ecco, e lo diciamo dopo che in questa legislatura il governo precedente, Lega e 5 Stelle, aveva confermato, fotocopiandoli, gli strumenti della scorsa legislatura. Quindi abbiamo finalmente acquisito un unanime senso di responsabilità. Lo facciamo perché occorre fare bene in fretta, perché non bisogna dare informazioni discordanti al mercato, perché i risparmiatori devono essere informati affinché siano i primi protagonisti delle loro scelte, perché il settore finanziario è strettamente connesso con l'economia reale sui territori, che non va ulteriormente depressa, perché l'economia si nutre di fiducia e il credito ancora di più. Pensate che danno faremmo all'economia se ora non fossimo responsabili, se ci comportassimo, che so, come le opposizioni nella scorsa legislatura. Vogliamo passare inosservati di fronte ai cittadini? Perché certi temi vanno rimessi nelle mani dei tecnici e sottratti al dibattito politico? Lo vogliamo fare ora che mettiamo dei soldi pubblici? Non mi sembra il caso. Allora resta anche la terza categoria, quella della vergogna. Forse qualcuno prova un po' di vergogna ripensando alla scorsa legislatura, alle tante bugie raccontate ai risparmiatori. Del resto, diciamocelo, chi da giovane non si è arrampicato sui banchi del governo o non ha manifestato coi propri deputati e senatori con le foto di ministri e presidenti del Consiglio insultando le istituzioni perché aveva bevuto troppo? Peccati di gioventù. Anzi, su questi peccati di gioventù oggi chiediamo il diritto all'oblio,
il diritto di poter cancellare da certi blog in cui è ancora presente questa condanna, in cui si dice che venivano fatti regali alle banche, o di poter cancellare dal web le foto di Salvini con i suoi deputati in cui nei cartelli recano scritto risparmiatori truffati, banchieri graziati. Chiediamo il diritto all'oblio nel nome di questa ritrovata responsabilità, però magari chiediamo anche scusa. Non a noi, non stiamo chiedendo che le scuse vengano rivolte a noi che siamo stati insultati, acqua passata non macina più, oggi abbiamo tante cose da fare. Chiediamo scusa ai risparmiatori, ai lavoratori delle banche e alle imprese per aver alimentato e coperto un problema reale, speculato su sofferenze reali, impedendo che la verità venisse a galla e impedendo che una gravissima crisi economica e finanziaria fosse affrontata con la responsabilità che oggi tutti quanti ritroviamo. Noi siamo la politica, quando la politica ha progetti grandi e ambiziosi, trascina l'opinione pubblica, la coinvolge, si adopera affinché i progetti vengano realizzati e vince. Il Paese quindi oggi ha bisogno non solo del Sud Italia, che venga salvata una banca, oppure se non ci sarà questo spirito, questa unione, questa responsabilità che non c'è stata in passato, non ci saranno 900 milioni che tengano. Abbiamo allora oggi unanimemente avuto questo grido un po' strozzato, anzi sussurrato da molti. Abbiamo detto con forza che nella scorsa legislatura chi è intervenuto ha fatto bene a salvare le banche. Abbiamo detto con forza che nella scorsa legislatura chi ha voluto la commissione d'inchiesta per le banche ha fatto bene nella misura in cui voleva individuare i punti critici del sistema, delle norme e i punti deboli della vigilanza per evitare che questi fenomeni si ripetessero. A proposito, stiamo per incardinare una nuova commissione d'inchiesta. Vogliamo mantenere questo senso di responsabilità o tornare a usare anche la commissione d'inchiesta per speculare vantaggi politici? Abbiamo detto che nella scorsa legislatura, infine, chi ha voluto la legge per le popolari ha fatto bene. Nelle audizioni è stato detto con chiarezza. Tutti gli intervenuti l'hanno detto con chiarezza. Condizione necessaria per trasformare, per salvare la popolare di Bari è la sua trasformazione in SPA. Per ovvie ragioni, tutti quanti ci hanno detto. Queste ragioni non erano così ovvie nella scorsa legislatura, quando addirittura capitali privati potevano intervenire per salvare queste banche. Sentite cosa hanno detto gli auditi che rappresentavano i truffati delle banche. Sul caso Banca Popolare di Bari, la mancata trasformazione in SPA è stata un'autentica iattura, avrebbe rotto questo equilibrio negativo e purtroppo c'è stata una certa condiscendenza del governo giallo-verde rispetto a questa volontà di non trasformarsi. È l'opinione dei truffati a cui tutti abbiamo dichiarato di essere stati vicini, di chi li rappresenta. Abbiamo parlato fin qua del salvataggio della Banca Popolare e di salvare le banche in crisi, ma dicevo in apertura il decreto porta un altro nome, parla di un'altra storia, parla di voler creare una banca di investimento per stimolare il Sud. Beh, è un tema interessante, però è un tema che, sul quale noi abbiamo insistito perché ci fosse l'emendamento che abbiamo approvato, in cui si passi più volte dal Parlamento per chiarire questo percorso, che chiaramente può anche essere auspicabile nella misura in cui intende dare uno stimolo all'economia, ma non va assolutamente bene nella misura in cui rimane opaco. Sarebbe veramente imperdonabile se nel momento in cui ci unissimo per un intervento che inietta liquidità e salva un'istituzione, consentissimo per sciatteria o connivenza o addirittura per ricercata e voluta opacità che le cose procedano come ormai siamo rassegnati a vedere. Non è più possibile giocare solo in difesa, guardate. Facciamo bene a intervenire e salvare una banca, ma non è più possibile giocare solo in difesa. Occorre stimolare l'economia privata, occorre sbloccare gli investimenti privati e pubblici, occorre ridare fiducia alle imprese e ai cittadini. Solo in questo modo non tradiremo le promesse di questo decreto, solo se lo sapremo accompagnare da misure reali che sbloccano gli investimenti, da quello shock che Italia Viva chiede e invoca e che deve necessariamente accompagnare provvedimenti utili perché salvano una banca,
perché salvano la finanza e l'economia di un territorio, proprio perché si possa intervenire e con gli investimenti pubblici e con gli investimenti privati per ricercare una crescita che non sia solo assistenzialismo. Ecco, ci pare allora questa la cifra vera del provvedimento, non un semplice salvabanche, un salvabari, ma la volontà unanime di superare una stagione di polemiche per entrare in una stagione in cui si affronti seriamente la crisi economica e della finanza, in cui si sblocchino gli investimenti, in cui si voglia dare un contributo responsabile e uno shock all'economia, alla crescita. Per tutte queste ragioni Italia Viva voterà a favore del provvedimento. La ringrazio. Ha chiesto di parlare.